Ciao a tutti, oggi se vi va realizzeremo questi orecchini che ho deciso di chiamare Cuore d'Irlanda. In pratica avrete riconosciuto la struttura dei miei orecchini d'Irlanda, soprattutto i primissimi orecchini, e quindi io avevo in mente già da un po' di creare la forma a cuore con questo modello, però l'occasione è stata la richiesta di una mia amica Angela, che ringrazio tantissimo, che avrebbe desiderato degli orecchini grandi e questi effettivamente lo sono. Nel momento in cui sono riuscita ad ottenere l'equilibrio tra, come sapete, giro interno e giro esterno, che in questi casi è fondamentale, finalmente, ho deciso appunto di realizzarli. Però, naturalmente, questi orecchini sono piatti, come vedete, ma hanno la stabilità che si può comunque chiedere a un paio di orecchini che sono sostanzialmente molto vuoti, no? Non hanno un qualcosa che gli dia rigidità all'interno. Per questa ragione, in ogni caso, vi assicuro che stanno benissimo indossati e non danno alcun problema, soprattutto se realizzati col filo di nylon, vi volevo dire, ma per questa ragione voi potrete decidere di fermarvi o a questo punto della lavorazione e quindi lasciarli così, oppure aggiungere i cristalli sopra, un po' come abbiamo fatto con i drizzle, ed è questo quello che faremo noi nel tutorial. Arriveremo a un certo punto e poi da lì potrete decidere di aggiungere eventualmente i cristalli, che naturalmente danno una maggiore stabilità e anche poi esteticamente è carino che questi vuoti, no? Questi buchini siano riempiti. La cosa che vi volevo dire importante, che stavo dimenticando, è che per la stabilità di questi orecchini e per l'equilibrio di questi orecchini, nel momento in cui andiamo a ripassare, dobbiamo sempre ripassare solo il cuore o sempre ripassare solo la parte sopra. Non abbiamo un'unione, vi faccio vedere, tra la parte sopra e la parte sotto. Qui non passeremo mai attraverso tutta questa linea. Se ripassiamo, ripassiamo qui e ripassiamo a parte la parte, diciamo, triangolare che sta su e che ci serve per agganciare il cuore in maniera simpatica, almeno io la trovo tale. Quindi, naturalmente, detto questo, volevo giusto dirvi che vi lascio l'elenco dei materiali, ma sostanzialmente sono le tre misure dei cipollotti, che cioè 2x3 mm, 3x4 mm, 4x6 mm, ma adesso vi lascio all'elenco più preciso e quindi iniziamo il lavoro. Premetto che ci vorrà un po' di pazienza, ma penso e spero che ne varrà la pena. Voglio aggiungere ancora un'ultima cosa che io, proprio per essere certa, sappiamo l'irregolarità, no, dei cipollotti, dei cristalli cinesi, non sono proprio precisissimi, e per essere certa che questo schema possa essere sempre valido per tutti i cristalli che noi abbiamo in casa, naturalmente di queste misure che vi ho indicato, ho realizzato anche un terzo colore, una terza variante, che però non vi faccio vedere ora, ma sarà oggetto di un reel o di uno short, quindi su Instagram e qui su YouTube. Non vedo l'ora di farvi vedere anche quelli, perché sono di un colore molto carino che a me piace tanto. Vi lascio all'elenco dei materiali, vi ringrazio in anticipo per la pazienza e per l'attenzione. Per realizzare questi orecchini vi serviranno due anellini, due perni, questi misurano 12 mm, sono in acciaio, poi serviranno 20 cristalli cinesi 4x6 mm e 36 cristalli cinesi 3x4 mm e 132 cristalli cinesi 2x3 mm. Per fare la versione senza i cristalli sopra ne serviranno un po' meno, vi scrivo le quantità precise nell'info box. Poi serviranno le Rokai Miyuki 110 e queste sono nel colore Duracoat Galvanized Light Champagne, e le Rokai Miyuki 150 che sono nel colore Duracoat Galvanized Dark Mauve. Poi vi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che io sempre vi consiglio, e vi lascio il link nell'info box per poterlo acquistare e anche le indicazioni per farlo passare nella cuna del lago, che questa volta sarà il numero 11, ma della Pony, perché quelli della Beadsmith ormai li ho tutti piegati. Quindi, ci vediamo tra un attimo. Innanzitutto tagliamo il filo di 2,40 m per la versione con i cristalli sopra e di 2 metri per la versione senza cristalli. Poi sistemiamo l'ago e mettiamo sul lago appunto 4 cristalli cinesi 2x3 mm e un cristallo cinese 3x4 mm. Ovviamente d'ora in poi li chiamerò semplicemente cristalli, tanto voi sapete che si tratta appunto dei cipollotti, dei cristalli cinesi, quelli schiacciati ai poli. Adesso portiamo tutto alla fine del filo, ovviamente sarà un po' scomodo gestire questo filo molto lungo, ma vedrete, ce la faremo. Siamo arrivati quasi alla fine del filo e dobbiamo chiudere a cerchio,
questa sequenza di perline, ripassando in tutte le perline, dalla prima all'ultima che abbiamo inserito. Ecco qui, ci ritroveremo così. I capi del filo, tirando il filo, si congiungeranno e faremo due nodi. E due. E ci ritroveremo così. Stavolta, anche senza lago apribile, ci andiamo a inserire con il capo corto del filo qui nel cristallo più grande. Riusciremo a farlo agevolmente, manualmente, perché i fori dei cristalli sono larghi. Andiamo ancora avanti in questi altri due cristalli che seguono e tagliamo il capo corto del filo. Fatto questo, in pratica, quindi andiamo a passare attraverso questi due cristalli che abbiamo accanto al cristallo 3x4, questi due piccoli che abbiamo a destra. Scendiamo giù, facciamo passare il filo, ci ritroveremo così, il filo esce. Guardiamo bene da questo punto, da questi due cristalli che si trovano a destra del cristallo più grande, e qui dobbiamo prendere due cristalli, sempre 2x3 mm, e un cristallo 3x4 mm. Quindi questa sequenza è andarci a inserire proprio nei due cristalli da cui stiamo uscendo, quindi al cristallo che si trova qui su e quello proprio da cui viene fuori il filo. Così dobbiamo inserirci. E tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ecco, questo sarà proprio la parte centrale del nostro cuore. Così ci ritroveremo. A questo punto attraversiamo i due cristalli che abbiamo ancora più a destra, questi qui appena giunti, e poi attraversiamo anche il cristallo più grande, questo cristallo 3x4 mm, e tiriamo bene il filo. Ci ritroveremo così e riattraversiamo anche i due cristalli per rinforzare questo passaggio. E poi ci portiamo di nuovo ad uscire da quel cristallo più grande che abbiamo su. E il cristallo 3x4. Usciamo da questo punto, tiriamo il filo delicatamente e con un po' di pazienza e mettiamo sul lago. Proprio perché con il filo stiamo andando verso l'alto, dobbiamo mettere sul lago prima due cristalli 3x4, poi un cristallo 4x6, quindi quello più grande, e un cristallo 3x4 di nuovo, perché i due cristalli messi all'inizio, vedrete adesso, ci daranno la curva del cuore, inizieranno a far sì che la lavorazione presenti una curva che ci serve per dare la forma che vogliamo. E a questo punto, vedete, tirando il filo, infatti ci ritroveremo così. Questo è il centro del cuore, qui inizia a curvare. Ma vedete, appena lasciamo il filo, le perline si allontanano, quindi dobbiamo ripassare. Scusate se giro un po' il lavoro per comodità. Tiriamo il filo, ripassiamo nelle perline appena inserite. Così abbiamo fatto il giro di ripasso e ritorniamo nel cristallo di partenza, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, tiriamo bene e poi attraversiamo i due cristalli 3x4 di nuovo e poi attraversiamo anche il cristallo 4x6 mm, quello più grande che stiamo utilizzando. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e
E a questo punto mettiamo sul lago più semplicemente 4 cristalli 6x4 o 4x6 mm, come vogliamo dire. Prendiamo i 4 cristalli 4x6 mm e ci andiamo a inserire nel cristallo che è della stessa misura da cui stiamo uscendo. Ci ritroveremo così. Ripassiamo assolutamente questa parte perché questi sono i cristalli più pesanti. Ripassiamo appunto i cristalli appena inseriti e poi ripassiamo nel cristallo da cui eravamo partiti. E poi adesso attraversiamo due dei cristalli che abbiamo qui. Perché noi adesso dobbiamo, come dire, sempre fare la curva del cuore. E come la facciamo? Intanto tiriamo bene il filo. Ci troviamo ad uscire, vedete, non dal cristallo che sta proprio, accanto a quello, che abbiamo attraversato per fare questo fiorellino, questo cerchietto, ma da questo cristallo. Quindi qui rimarrà libero un cristallo, quindi ne rimarranno liberi due. Invece noi da questa parte, da questo cristallo, continuiamo la lavorazione. Così, a questo punto è semplice, dobbiamo aggiungere 4 cristalli 3x4. Così, ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altra parte. Tiriamo il filo bene, ci ritroveremo così. Ripassiamo in questi cristalli. Poi ripassiamo anche nel cristallo da cui eravamo partiti. Semplicemente va fatto questo giro di ripasso perché altrimenti non starebbero fermi i cristalli. Adesso per continuare la curva attraversiamo, vedete, dopo il cristallo da cui eravamo partiti, anche i due cristalli successivi 3x4, ma anche quest'altro cristallo che abbiamo sotto. Perché stiamo ancora curvando, stiamo facendo la curva, seguendo le curve del cuore. Ecco qui. A questo punto dobbiamo mettere sul lago 4 cristalli di quelli più piccoli che stiamo utilizzando, quindi 2x3 mm. Eccoli. E ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dal lato opposto. Quindi per guardare meglio la situazione, qui vedete questo è il cristallo interessato e ne rimarranno due liberi sopra e uno libero sotto, a cui invece dal cristallo interessato ci siamo agganciati per aggiungere questi quattro cristalli più piccoli, i 2x3 mm. Riattraversiamo i cristalli, tiriamo il filo. Riattraversiamo il cristallo da cui eravamo partiti. Tiriamo il filo e poi attraversiamo, visto che siamo nella parte sottostante, il filo va verso il basso, in questo caso attraversiamo due cristalli. Per cui abbiamo di nuovo due cristalli liberi sopra e uno sotto e qui ci agganciamo per il passaggio successivo. E mettiamo sul lago 4 cristalli 2x3 mm, ci inseriamo nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dal verso opposto, e tiriamo il filo. Poi dovremo ripassare sempre in questi cristalli. E anche il cristallo di partenza. Io per velocizzare li ho attraversati tutti in una volta, poi voi vedete come riuscite a trovarvi meglio. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ritornati nel cristallo di partenza, per l'ennesima volta attraversiamo tre cristalli perché ci troviamo nella parte superiore, che poi potremmo considerare anche la parte esterna del cuore, anzi dovremo iniziare a considerare la parte esterna del cuore. E poi attraversiamo anche l'altro cristallo, come vi dicevo, tre in tutto da quella parte. E
E ora vediamo meglio facendo il punto della situazione perché ci troviamo così. Come vi dicevo, stiamo facendo la curva e infatti voi se osservate, a parte questa che è la parte centrale di cui inizia la nostra metà del cuore, vedete qui nella parte superiore ci sono sempre due cristalli liberi, 2, 2, 2, 2 e anche questa volta ne rimarranno due cristalli liberi perché ci consentono di curvare. All'interno ne abbiamo uno, 1, 1, 1 e 1. Ovviamente di diverse misure, però questa è la filosofia per fare la curva. Invece adesso che ci troviamo in questo punto, ripeto, anche qui rimarranno due cristalli liberi, invece questo è interessato dal prosieguo della lavorazione. Però questa volta dobbiamo mettere solo 3 cristalli 2x3 mm perché uno ce l'abbiamo già sul lavoro e non dobbiamo più curvare, ma dobbiamo fare una linea retta che poi è la parte che ci porterà alla punta inferiore del cuore. Prendiamo i 3 cristalli, ci inseriamo nel cristallo da cui stiamo uscendo e tiriamo il filo. Si formerà la vera right angle weave, nel senso che qui abbiamo l'angolo retto, abbiamo un quadratino di perline che adesso non si vede bene perché dobbiamo ripassare così si stringerà meglio. Tiriamo il filo. Ritorniamo nel punto di partenza e ci ritroveremo così. Ecco il quadratino di Rectangle Weave perché appunto adesso inizia la parte che prosegue in linea retta. Infatti, attraversiamo i due cristalli che abbiamo da questa parte, quello laterale, e poi ritorniamo in cima alla lavorazione, all'estremità della lavorazione, uscendo da questo punto. Così. Da questo punto mettiamo di nuovo 3 cristalli 2x3 mm. Lo dovremmo fare per un po' di volte. Prendiamo i 3 cristalli, ci inseriamo nel cristallo da cui stiamo uscendo, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Ecco il secondo passaggio che riattraversiamo per ripassare, per fissarlo meglio. Così. Ritornati nella perlina di partenza, nel cristallo di partenza, ci troviamo col filo che si trova dal lato esterno, ma attraversiamo comunque sempre due cristalli, quello laterale, non sono riuscita ad attraversarli entrambi, e quello dell'estremità del nostro lavoro, quello che si trova appunto più a destra, alla fine dei nostri passaggi. Avremo fatto 2 di questi passaggi da 4 cristalli. Prendiamo gli altri 3 cristalli, ci inseriamo sempre nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato, perché di questi passaggi ne dovremo fare 5 in tutto e poi vedremo insieme come proseguire. Tiriamo il filo, e avremo fatto l'altro passaggio, ma dobbiamo ripassarlo. Così riattraversiamo le perline appena aggiunte. Ritorniamo nel cristallo di partenza, ci troviamo come vedete con il filo che va verso il basso, ma poi in questo caso qui non cambia ciò che dobbiamo fare, e cioè tirare bene il filo intanto e poi attraversare comunque i due cristalli successivi. Vediamo di riuscire, ecco qua. Due cristalli, quindi quello laterale e quello dell'estremità da cui proseguire il lavoro. Tiriamo bene il filo, abbiamo fatto 3 passaggi di questa right angle weave, quella originale, e prendiamo altri 3 cristalli che ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma nel verso opposto. Riattraversiamo i cristalli. Ritorniamo
torniamo nel cristallo di partenza. Come vedete, il filo va verso l'esterno, ma riattraversiamo i due cristalli, quello laterale e quello più esterno, più a destra, quello dell'estremità. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ci manca ancora un passaggio, vedete, di questi da 4. Mettiamo di nuovo 3 cristalli 2x3 mm. Ci inseriamo qui nel cristallo da cui stiamo uscendo mano in verso opposto. Ripassiamo in questi cristalli. Tiriamo il filo. Adesso c'è una piccola differenza e ora vi spiego perché. Intanto ripassiamo e ritorniamo nel cristallo di partenza. Però questa volta non dobbiamo attraversare due cristalli dopo quello di partenza, ma solo uno. Perché? Perché vi faccio vedere la forma del cuore. Qui abbiamo, faccio vedere bene, qui abbiamo appunto la curva e qui abbiamo la parte dritta. Adesso siamo arrivati alla punta e dobbiamo risalire da questa parte, ovviamente, per terminare il cuore. Quindi, ritornando in posizione, e attraversiamo un solo cristallo qui lateralmente e da qui adesso, e non vedete dall'estremità perché come vi dicevo dobbiamo cambiare direzione, mettiamo 3 cristalli 2x3 mm, ci inseriamo nel cristallo da cui stiamo uscendo e vedrete si formerà, diciamo, la punta del cuore da cui poi proseguiremo. Tiriamo il filo e ci troveremo così, vedete, si forma la punta e noi andiamo nell'altra direzione. Ovviamente dobbiamo sempre ripassare questo passaggio. Adesso nelle volte successive magari la fase di ripasso la salto perché altrimenti la procedura diventa troppo lunga. Voi però ricordatevi sempre di farla, cioè nel senso io la salto ma che non ve la faccio vedere, ma non è che non la faccia, la farò comunque la parte del ripasso perché è indispensabile, ma non la filmo per evidenti ragioni di tempo. Tiriamo il filo, ci troviamo così e a questo punto comunque andiamo ad attraversare il cristallo laterale e il cristallo dell'estremità, quest'ultimo che abbiamo qui, da cui proseguire il lavoro. Ci ritroveremo così. A questo punto aggiungiamo 3 cristalli 2x3 mm, ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo con il filo, tiriamo il filo appunto, ci ritroveremo così, così, e poi ripassiamo questo passaggio. E poi ritorniamo nella posizione per proseguire il lavoro. Prendiamo di nuovo i 3 cristalli, ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Sono qui nel cristallo di partenza, ci vediamo tra un attimo perché lo ripasso. Effettuato il ripasso, sono qui nel cristallo di partenza, ma attraverso quello laterale e quello dell'estremità. E abbiamo fatto, oltre alla punta, 3 passaggi da questo versante di right angle weave. Adesso facciamo l'ultimo perché abbiamo detto che ne dobbiamo fare 4, esclusa la punta, e quindi prendiamo di nuovo i 3 cristalli 2x3 mm, andiamo a inserirci nel cristallo da cui stavamo uscendo, tiriamo il filo, ripassiamo. Dopo il ripasso siamo di nuovo nel cristallo di partenza, andiamo nel cristallo laterale e nel cristallo dell'estremità. Quindi adesso
sistemata questa parte, dobbiamo iniziare di nuovo a fare la curva. Vi faccio vedere come ci troviamo. Ovviamente il cuore sotto sopra adesso. Quindi per fare la curva, invece di mettere 3 cristalli, ne dovremmo mettere 4, sempre della misura 2x3 per adesso. Prendiamo i 4 cristalli, quindi mi raccomando, 4, andiamo a inserirci nel cristallo, appunto da cui stavamo uscendo. Vedete i 4 passaggi, scusa la punta, e invece noi adesso facciamo questo passaggio diverso con 4 cristalli per curvare di nuovo. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Ripassiamo questo passaggio. Siamo di nuovo nel cristallo di partenza dopo il ripasso. Adesso, per effettuare la curva, anche se siamo al contrario, sappiamo che dobbiamo lasciare due liberi, i cristalli liberi, questi sul lato esterno, e da questo invece andare a proseguire il lavoro. Quindi intanto attraversiamo questi due cristalli, ma in totale alla fine ne dobbiamo attraversare tre. Due rimarranno liberi e dall'ultimo poi ripartiamo. Attraversati due, ecco, attraversiamo anche l'altro. Ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo mettere un cristallo 2x3, un cristallo 3x4 e due cristalli 2x3. Ma vediamo perché dobbiamo fare questo. Tenendo il cuore rovesciato, vedete, il filo va verso il basso, ma soprattutto verso quello che sarà l'interno del cuore. Quindi noi nella parte interna dovremo avere poi un solo cristallo libero, poi avremo il cristallo più grande e i due piccoli che andranno sul lato esterno per curvare. Stiamo uscendo da questo punto, ci andiamo a inserire nello stesso cristallo da cui stiamo uscendo. Tiriamo il filo, ripassiamo. Ripassando mi ritrovo e ci ritroviamo al punto di partenza, attraversiamo un cristallo 2x3 mm e il cristallo 3x4 mm. In questo caso è semplice perché dobbiamo andare ad uscire appunto dal cristallo un po' più grande, quello di misura media 3x4 mm. Perché stiamo facendo questo? Ovviamente dobbiamo mantenere la simmetria rispetto all'altro lato. E infatti vedete adesso cosa abbiamo? Ci troviamo con il filo che va verso l'esterno del cuore e quindi dobbiamo fare la curva e quindi metteremo due cristalli 3x4 mm. Poi il cristallo 4x6 mm, quello grande, e un cristallo 3x4 mm. Così, quindi due cristalli 3x4, un cristallo 6x4 mm e un cristallo 3x4. Andiamo a inserirci nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ripassiamo in questo giro. Ripassando ci ritroviamo al punto di partenza e qui è facile anche in questo caso capire dove dobbiamo andare a venire fuori col lago. Attraversiamo i due cristalli 3x4, ma poi attraversiamo appunto l'altro cristallo 3x4, ancora non l'avevamo attraversato, ma attraversiamo anche il cristallo grande perché è da lì che dobbiamo uscire col filo. Tiriamo bene il filo. Ci ritroveremo così e da questo cristallo che è il più grande di quelli che stiamo utilizzando, 4x6 mm, mettiamo, in questo caso è semplice, altri 4 cristalli 4x6 mm. Così ci andiamo a inserire qui nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dal verso opposto. Tiriamo il filo. Così, si sono un po' impigliati, ci ritroveremo così e ripassiamo questo giro. Ripassato questo giro, ci ritroviamo nel punto di partenza e andiamo ad attraversare, visto che abbiamo il filo che va dalla parte interna, solo due dei cristalli, perché siamo nella fase della curva che vedete si sta creando e quindi qui dalla parte esterna avremo sempre due cristalli liberi.
Vedete il punto in cui siamo arrivati? Siamo arrivati effettivamente a congiungerci con la parte già realizzata, che vedete questa parte qui appartiene a questa metà. Quindi qui abbiamo la misura più grande, qui abbiamo il cristallo della misura intermedia e poi quelli piccoli, quindi qui dobbiamo congiungere il giro con i cristalli della misura intermedia. Andiamo a prendere infatti due cristalli, perché due? Perché stiamo uscendo con il filo verso l'esterno, questa è la parte dell'esterno, la parte della curva, e quindi prendiamo due cristalli 3x4 mm, ci andiamo a inserire, facciamo attenzione proprio qui nel cristallo che abbiamo già sul lavoro, che infatti vedete è della stessa misura, tiriamo il filo. Ecco, vedete, si avvicinano, ma manca ancora un cristallo. E infatti prendiamo un cristallo e ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato, ovviamente. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Avremo congiunto, come dire, due estremità del cuore, avremo fatto questo ricongiungimento e poi dobbiamo ripassare, naturalmente, anche questo passaggio, anzi, questo passaggio lo dobbiamo ripassare proprio bene. Quindi riattraversiamo questi cristalli. Siamo ritornati al punto di partenza, ma adesso attraversiamo anche di nuovo questi due cristalli esterni, perché poi dovremo proseguire con l'inserimento delle rocaille. Intanto tiriamo bene il filo, giriamo il lavoro, avremo il cuoricino, guardate la forma, l'abbiamo già. A questo punto vorrei aggiungere che prima di proseguire è importante controllare la simmetricità del lavoro, insomma che il lavoro sia simmetrico, che abbiamo fatto tutto per bene, per poi appunto proseguire con l'inserimento delle rocaille. Ci troviamo, come vedete, in questo punto ad uscire, quindi qui nella parte centrale, che poi in questo caso è ancora ambivalente, potremmo trovarci ad uscire da destra o da sinistra, per ora non ha importanza e vi faccio vedere come proseguire. Da questo punto, come vi dicevo, prendiamo 3 rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire proprio qui nel centro del nostro lavoro, quindi in questi due cristalli cinesi che si trovano centralmente. Andiamo a inserirci qui e tiriamo il filo. Ci ritroveremo così. Adesso dobbiamo proseguire in questi cristalli che abbiamo qui sulla destra. Attraverseremo il primo cristallo dei più piccoli che abbiamo, 2x3, il secondo cristallo, appunto sempre dei piccoli che abbiamo qui a destra. Poi attraversiamo il cristallo 3x4 che sta accanto senza aggiungere nulla in questo caso. Tiriamo il filo e andiamo su nel cristallo più grande che abbiamo, il 4x6. E poi invece adesso andiamo qui in questo cristallo 3x4, andando invece adesso verso sinistra di nuovo. Così usciremo da questo cristallo. Come vedete, è il cristallo primo cristallo dei due liberi che abbiamo qui di quella misura, ma tra questo e successivo mettiamo una rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire nel cristallo successivo, vedete, che si trova proprio al centro di nuovo del nostro cuore. Tiriamo e ci ritroveremo così. E adesso, cosa importante? Prendiamo una rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire nelle due rocaille che abbiamo qui, solo le due, vedete che stanno più verso il basso, tralasciando l'altra. Attraversiamo anche i cristalli che abbiamo sotto e così avremo sistemato il centro del nostro lavoro. Vi faccio vedere. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così.
Adesso dobbiamo risalire qui invece a sinistra, vedete il filo sta uscendo da questo punto, andiamo in questi due cristalli piccoli che abbiamo sulla sinistra, possibilmente attraversiamo già anche il cristallo 3x4 che viene dopo per velocizzare, tiriamo il filo e ci ritroveremo così, stiamo uscendo da questo punto. E risaliamo nel cristallo, questo più grande che abbiamo qui, ancora a sinistra. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Adesso attraversiamo il cristallo 3x4 che abbiamo qui più a destra. Così prendiamo una Rokai 15-0. Ci andiamo a inserire nel cristallo che viene dopo. Come vedete, stiamo facendo un lavoro simmetrico. Tiriamo il filo e adesso per riportarci sul bordo esterno del nostro cuore, innanzitutto dobbiamo attraversare queste rocaie, cioè questa che abbiamo qui subito dopo, questa qui. Tiro il filo per farvi vedere bene intanto. Così, ma poi attraversiamo anche la rokai che viene subito dopo dall'altra parte, tralasciando le due, quelle che vanno verticalmente verso il basso, verso il centro del cuore. Quindi ci inseriamo qui nella rokai dall'altro lato. Ovviamente attraversiamo anche già il cristallo che viene dopo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Quindi avremo sistemato la parte che verticalmente va verso il basso e qui le due rocaie laterali. Si forma, vedete, al centro una Y. Poi attraversiamo anche la rocaia 15-0 e il cristallo 3x4 che segue. E ci ritroveremo così. A questo punto proseguiamo il giro lungo il bordo e vi faccio vedere come. E infatti prendiamo due rokai 11-0 questa volta e andiamo nel cristallo che segue, che poi è quello della misura più grande, e tiriamo il filo. Poi prendiamo un'altra rokai 11-0 e separiamo questi due cristalli grandi appunto con la rokai 11-0. In questo punto, tra il cristallo più grande e il cristallo più di misura media, insomma quello 3x4, mettiamo due rokai 11-0, ci inseriamo in questo punto. Adesso, cosa molto importante, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, attraversiamo anche l'altro cristallo, in questo caso senza aggiungere nulla, quindi qui tra i due cristalli 3x4 non aggiungiamo nulla. Qui invece mettiamo una rokai 15-0 e ci inseriamo nei due cristalli, quelli della misura più piccola, che seguono. Così, tiriamo il filo. Ci ritroveremo così. Adesso da questo punto in poi mettiamo fino alla punta e poi ancora oltre, ma intanto fino alla punta sempre una rokai 11-0. Qui andiamo a mettere la rokai e attraversare i due cristalli che seguono, perché d'altronde sono vicini, sapete, sono quei cristalli che ci hanno consentito di fare la curva nella nostra right angle weave. Intanto mettiamo quella rokai, poi adesso sempre una rokai 11-0. E andiamo nel cristallo successivo, una rokai 11-0 e andiamo nel cristallo successivo, così, un'altra rokai 11-0 e andiamo nel cristallo successivo. Così. Un'altra rokai 11-0 e andiamo nel cristallo successivo. Ancora un'altra rokai 11-0 e andiamo nel cristallo successivo e siamo arrivati alla punta inferiore del cuore. Ci inseriamo qui.
e tiriamo il filo. Quindi, ricapitolando, esclusa adesso la rocaille di punta che andremo a mettere, abbiamo inserito 6 rocaille 11.0. Dopo la 15.0 che avevamo qui, ne abbiamo messe 6 11.0, separatamente, ovvio. Poi prendiamo la rocaille di punta e andiamo a inserirci qui tra un cristallo e l'altro, qui che abbiamo appunto sotto. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. E adesso dovremo mettere di nuovo 6 rocaille 11.0, però una alla volta, qui negli intervalli tra i cristalli. Naturalmente qui abbiamo messo 4 rocaille 11.0 adesso, ma nel momento in cui abbiamo i due cristalli uno dopo l'altro, inseriamo la quinta rocaille e andiamo ad attraversare però tutti e due i cristalli che seguono, perché ricordiamoci, questi sono quelli che già si trovano insieme. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ancora una volta, per la sesta volta, mettiamo la rocaille 11.0 e andiamo a inserirci nei due cristalli che seguono. Anche in questo caso insieme, tiriamo il filo e qui adesso abbiamo inserito dopo la punta le 6 rocaille, inseriamo invece le 6 rocaille 11.0, inseriamo invece la rocaille 15.0 e ci andiamo a inserire nel cristallo che poi è il cristallo della misura intermedia, il 3x4 che abbiamo dopo. In realtà potremmo attraversare già anche l'altro cristallo, però siccome effettivamente è appunto nella posizione curva, li attraverseremo uno alla volta, ma ripeto, attenzione qui senza aggiungere rocaille. Questi due cristalli staranno insieme così. A questo punto non ci resta che guardare dall'altra parte se abbiamo dei dubbi. È arrivato il momento di mettere due rocaille 11.0. Eccoli qui e ci andiamo a inserire nel primo dei cristalli più grandi che abbiamo, qui nella parte superiore del cuore, anche se adesso si trova verso il basso, per comodità di lavorazione. Prendiamo un'altra rocaille 11.0 e andiamo a separare i due cristalli più grandi. E poi prendiamo due rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire nel cristallo che segue. E già che ci siamo, attraversiamo anche la rocaille 15.0 che segue per comodità. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Da questa posizione approfittiamo proprio che siamo qua per scendere giù nel lavoro, nella parte interna, quindi a mettere le rocaille nella parte interna. Scendo di qui perché, come vedete, qui i cristalli si sono un po' allontanati tra di loro, quindi adesso andando giù proprio in questo punto ne approfitteremo per tirare meglio il filo e tutto si andrà a compattare. Quindi scendiamo giù in questi cristalli, quindi seguendo questo cerchiettino che vedete. Uscivamo di qua, attraversiamo questo cristallo e poi questo e poi anche questo qui sotto. E ci troviamo nel giro interno. Tiriamo il filo e adesso proseguiremo a inserire le rocaille giuste nei diversi spazi. Innanzitutto, come vi dicevo, da questo punto, faccio vedere bene, mettiamo una rocaille 15.0 e andiamo nel cristallo successivo. Giro un po' il lavoro per comodità. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso mettiamo una rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire nel cristallo che viene dopo. Così, adesso di nuovo una rocaille 11.0 e andiamo a inserirci nel cristallo di questi più piccoli che abbiamo subito dopo. Tiriamo il filo.
Poi in questo punto in particolare dobbiamo rimettere una rocaille 15-0 e appunto ci inseriamo nel cristallo che viene dopo. Così. E da questo punto in poi mettiamo sempre le rocaille, fino a che arriviamo alla punta, alla parte inferiore. Le rocaille 11-0, quindi una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nel cristallo che viene dopo. Di nuovo una rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nel cristallo che viene dopo. Ripetiamo. Così. E vi faccio notare che dopo la rocaille 15-0 che abbiamo messo qui, ne abbiamo messe 4 di 11-0, 1, 2, 3 e 4. Siamo arrivati alla punta del cuore, sotto ne dobbiamo mettere un'altra di rocaille 11-0 e andare nel cristallo che sta accanto. Così giriamo il lavoro per vedere un po' come siamo messi. Abbiamo fatto una delle metà interne del cuore. Queste rocaille sono molto importanti per l'equilibrio di tutto il lavoro, per cui le misure sono state calibrate proprio con tanta cura per fare in modo che il cuore venga piatto. Poi prendiamo adesso, risalendo, le altre 4 rocaille 11-0, ovviamente in maniera separata. Quindi prendiamo la prima rocaille 11-0 e ci inseriamo nel cristallo che segue. Un'altra rocaille 11-0 e ci inseriamo nel cristallo che segue. Un'altra 11-0 e andiamo nel cristallo che segue. Un'altra rocaille 11-0 e andiamo nel cristallo che segue. Quindi dall'altra parte, dall'altro versante, dopo la punta interna, rimettiamo le 4 rocaille 11-0 di seguito, però ovviamente separatamente. Ci ritroveremo così. Adesso invece è il turno della rocaille 15-0, con cui andremo a inserirci nel cristallo che segue. Poi adesso una rocaille 11-0 e andiamo nel cristallo che segue. Un'altra rocaille 11-0 e quindi andiamo nel cristallo che segue. Ci ritroveremo così. Uscendo da questo cristallo, che appunto è il più grande di tutta la lavorazione, prendiamo una rocaille 15-0 e ci andiamo a inserire nei cristalli che seguono, questo 3x4 e poi i due della misura 2x3, quindi due molto piccoli. E ci ritroveremo nella punta centrale del cuore. Attraversiamo l'altro cristallo, che è un punto anche qui molto delicato da sistemare insieme. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Vedete che stiamo uscendo proprio dal centro del cuore? Ecco il filo. E qui mettiamo adesso due rocaille 15-0. Andiamo nel cristallo, scusate, che si trova proprio di seguito, qui di fronte. Tiriamo il filo. Ci ritroveremo così. Poi proseguiamo nei cristalli e nelle rocaille che seguono. Vi faccio vedere inizialmente. E poi ancora, ecco, come vi dicevo, proseguiamo qui nel lavoro e adesso dobbiamo fare tutto
tutto il giro interno, ripercorrendo questi cristalli e queste rocaie, per arrivare di nuovo qui, perché qui faremo la piccola puntina interna. Come vi dicevo, facendo il giro di rinforzo tutto intorno, sono andata a trovarmi, vedete, di nuovo in questo punto qui. Vi ricordate, partivamo di qua, abbiamo fatto il giro e usciamo dalla prima delle due rocaie che sono insieme qui al centro, quindi quella sulla destra, e prendiamo una rocaia 15-0 e ci inseriamo nella rocaia accanto e naturalmente anche nei cristalli che seguono. Così si formerà la puntina. Tiriamo bene il filo perché si deve formare questa punta che vedete adesso. Fatto questo, adesso ci portiamo in un punto per fare questa parte superiore. Infatti, per farlo dobbiamo semplicemente proseguire nel lavoro. Fino ad arrivare al cristallo, questo più grande che abbiamo qui nella parte interna, e poi dobbiamo risalire seguendo, diciamo, come dire, il percorso di questi fiorellini, perché poi questi sono sempre dei fiorellini uno attaccato all'altro che compongono il nostro cuore. Quindi risaliamo nel cristallo che abbiamo qui. E poi possiamo sia attraversare la rocaia sia saltarla, ma in questo caso la saltiamo e andiamo a uscire dal cristallo, proprio vi faccio vedere bene questo qui, questo che si trova nella parte proprio più alta del cuore, e vedete dopo ha invece i cristalli più piccoli 3x4. Quindi da questo punto iniziamo il resto del lavoro. E per farlo mettiamo sul lago 7 rocaie 11-0 e ci andiamo a inserire nel cristallo da cui stiamo uscendo, ma dall'altra parte, quindi qui. Tiriamo il filo, facciamo attenzione a non inserirci nelle rocaie che invece fanno parte del bordo. Vedete, non ci confondiamo con questa e queste due che fanno parte del bordo, ma ripassiamo invece questo passaggio appena aggiunto, queste rocaie appena aggiunte. Ed riattraversiamo per ripassare questo passaggio. Tiriamo il filo. Entriamo nel cristallo, ci ritroveremo così. Tiriamo bene e adesso dobbiamo risalire solo in tre di queste rocaie, perché ci troviamo dal lato interno del cuore, da questa parte a destra, risaliamo in tre rocaie. Usciamo dalla terza rocaia di questo gruppetto di 7 e dobbiamo iniziare la nostra right angle weave, che in questo caso sarà proprio regolare, non ci saranno curve. E quindi cosa facciamo? Mettiamo 3 rocaie 11-0, ci andiamo a inserire nella rocaia da cui siamo partiti, ma dall'altra parte. Tiriamo il filo e ci ritroviamo così e ripassiamo questo passaggio. Ho fatto in un solo colpo per non tirare troppe volte il filo. Ci ritroviamo così, abbiamo ripassato il passaggio e poi attraversiamo però due delle rocaie per ritrovarci ad uscire da quella più su, da quella dell'estremità. E qui ovviamente i passaggi dobbiamo ripetere. Io magari interrompo solo per non far diventare troppo lungo questo video nel momento del ripasso. È inutile che vi faccio vedere ogni volta il ripasso, voi sapete che lo dovete fare, io interrompo la registrazione. Prendiamo altre 3 rocaie e ci andiamo a inserire nella rocaia da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Così,
Tiriamo il filo, adesso ripassiamo questo passaggio. Fatto il giro di ripasso, mi ritrovo al punto di partenza e però dobbiamo risalire le due rocaie che abbiamo da questa parte per andare sempre a trovarci nella rocaia del vertice, nell'ultima rocaia, questa qui che vedete. Rifacciamo il passaggio vi preannuncio, questo qui con l'aggiunta di tre rocaie andrà fatto per 6 volte. Prendiamo le tre rocaie, ci inseriamo nella rocaia da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato abbiamo quest'altro quadratino di rocaie, lo ripassiamo. Fatto il giro di ripasso, mi ritrovo nel punto di partenza e attraverso sempre solo due rocaie, come vedete questa volta ci troviamo dall'esterno, in maniera alternata ci troveremo dall'esterno e dall'interno in base a come procede il lavoro. Questi sono tre passaggi, dobbiamo farne altri tre. Prendiamo le tre rocaie 11.0, ci inseriamo nella rocaia da cui stiamo uscendo ma dal verso opposto, ripasso, dopo il ripasso ci troviamo al punto di partenza e risalgo su nelle due rocaie per trovarmi all'estremità e facciamo gli altri due passaggi, direi tangle weave. Ripasso, fatto il ripasso mi ritrovo qui attraverso le due rocaie e facciamo l'ultimo passaggio di rectangle weave per questo lato, perché ora vi spiego, questo ultimo passaggio che stiamo facendo sarà in comune ai due lati, no? Questa specie di lati del triangolo, per cui da adesso andremo praticamente giù per ricongiungerci con l'altra parte del cuore, con il lato destro del cuore. Intanto riattraversiamo, questa volta ve lo sto facendo vedere. Nulla di che, dobbiamo ripassare nelle perline, però torniamo al punto di partenza. E ci troviamo così. Guardiamo insieme i 6 passaggi. Io di solito li conto dal buchino che si forma al centro. È più comodo per me, altrimenti potremmo contarlo dalle rocaie esterne, ma io mi trovo meglio così. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quindi adesso che siamo in questo punto, non attraversiamo due rocaie per andare nella parte più alta, ma attraversiamo solo una rocaia, perché invece noi dobbiamo scendere giù, come vi dicevo, per arrivare in questo punto, dobbiamo fare questo tragitto. Per questo usciamo da questa rocaia e non da quella in cima. E qui dobbiamo riprendere a fare i nostri passaggi di rectangle weave, che a questo punto però saranno 5, perché uno dei passaggi appunto era in comune. Prendiamo le tre rocaie, ci andiamo a inserire qui, nella rocaia da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato, ripassiamo, ritornando al punto di partenza, ci ritroveremo così. A questo punto, sì, attraversiamo le due rocaie per trovarci nella parte più esterna, che in questo caso è appunto questa rocaia qui, e ripassiamo, rifacciamo gli altri passaggi di rectangle weave. Io a questo punto ve ne faccio un altro e poi gli altri tre li facciamo in autonomia e ci rivediamo qui tra un po'. Intanto facciamo questo perché vi voglio far vedere la direzione che sta prendendo il nostro lavoro. Prendiamo le tre rocaie, ci andiamo a inserire nella rocaia da cui stiamo uscendo, ma dall'altro lato. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ripassiamo questo passaggio. Fatto il giro di ripasso, riattraversiamo due rocaie per arrivare all'estremità e come vedete qui abbiamo i due passaggi. Facciamone altri tre di rectangle weave. Ci vediamo qui tra un po'. Ecco, come vi dicevo, ho fatto i 5 passaggi da questa parte, escluso il vertice, che come abbiamo detto in comune, che è questo. Per ridiscendere giù abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 passaggi. Adesso, anche dall'altra parte, abbiamo 5 passaggi, escluso il vertice. 1, 2, 3, 4 e 5. Controlliamo di aver fatto bene prima di andare avanti. Adesso, come vedete, con il filo ci troviamo ad andare verso la parte interna del cuore, non verso la parte esterna. Tutto sommato il filo va verso sinistra, quindi siccome ci dobbiamo agganciare dal lato interno, dovremo mettere simmetricamente come dall'altra parte solo due rocaie 11.0 e le prendiamo.
Nel caso in cui vi trovaste comunque col filo dalla parte esterna sarebbe diverso, quindi dalla parte interna mettiamo due rocaille 11-0 e ci andiamo a inserire nel cristallo, ovviamente quello che simmetricamente dall'altra parte è quello in cui ci siamo inseriti. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Così dobbiamo fare attenzione perché questo tenderà a girarsi, ma noi dobbiamo tenere sempre il tutto molto piatto, dobbiamo tenere d'occhio la situazione. E adesso, siccome questa è la parte esterna, aggiungiamo 4 rocaille 11-0, eccole, e ci andiamo a inserire nella rocaille. Vedete, questa era la rocaille estrema del passaggio di Rectangle Weave, l'ultima, e qui ci andiamo a inserire per formare questo aggancio al cuore, che poi è identico a quello dall'altra parte. Perché dall'altra parte avevamo aggiunto 7 rocaille. Questa volta invece abbiamo aggiunto, ovviamente, una l'avevamo già sul lavoro, due da questa parte, quattro dall'altra sono 6 e una che avevamo sul lavoro sono 7. In tutto è l'archetto di 7 che avevamo anche dall'altra parte. Lo ripassiamo. Tiriamo il filo, ripassiamo anche qui nelle rocaille, queste quattro esterne, ripassiamo nella rocaille di partenza e tiriamo il filo. A questo punto proseguiamo ancora nelle due rocaille che abbiamo qui internamente. Proseguiamo ancora nel cristallo e adesso nelle quattro rocaille che abbiamo qui, che avevamo aggiunto, le quattro rocaille che sono quelle dell'archetto. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e iniziamo a inserire le rocaille che renderanno questa parte stabile e ci formeranno quindi l'aggancio del nostro cuore. Quindi una alla volta prendiamo sempre delle rocaille 11-0. Ne prendiamo una e facciamo attenzione, ci andiamo a inserire in questa rocaille che sporge qui a destra, che fa parte del primo passaggio di Rectangle Weave. Ci inseriamo così. Tiriamo il filo e si sistemerà così la rocaille, ecco qua. Poi proseguiamo con inserire le altre rocaille sempre in questi spazi che ci sono tra una rocaille e l'altra. Quindi la prima rocaille, cioè la prima, in realtà è la seconda che stiamo inserendo qui sulla parte esterna, quindi la seconda rocaille 11-0. Ne prendiamo un'altra, mettiamo la terza rocaille 11-0 inserendoci nella rocaille che segue. Poi ancora la quarta rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille che segue. Poi ancora la quinta rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille che segue. La sesta rocaille 11-0. Ci inseriamo nella rocaille che segue e siamo così arrivati all'estremità, alla punta, questa qui superiore del nostro triangolo che abbiamo formato sul cuore. A questo punto anche qui dobbiamo aggiungere una rocaille 11-0 e andare a inserirci nella rocaille che viene subito dopo, questa qui proprio della punta, ripeto. Inserita la punta, però riguardiamo il numero di rocaille che abbiamo aggiunto, così che da trovarci tutti allo stesso modo e da controllare che abbiamo fatto bene, altrimenti questo triangolo non verrebbe simmetrico. Intanto contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, 6 rocaille lungo il bordo, quella di punta e altre 6 rocaille inseriremo per scendere da quest'altra parte, sempre una per volta. Prendiamo una rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille che segue. Giro il lavoro per comodità, per
prendiamo una rocaille 11.0, ci inseriamo nella rocaille che segue. Un'altra che dovrebbe essere la terza e ci inseriamo nella rocaille che segue. La quarta rocaille 11.0 ci inseriamo nella rocaille che segue. La quinta ci inseriamo nella rocaille che segue. E poi la sesta e ci inseriamo. Facciamo attenzione, qui sono finiti i passaggi, quelli chiari, diciamo, di Rectangle Weave, e ci inseriamo invece nelle quattro rocaille, così come avevamo fatto dall'altra parte, nelle quattro rocaille, quelle dell'archetto di 7. E così abbiamo completato tutta questa parte che riguarda, diciamo, l'esterno di questo triangolo. Tiriamo bene il filo, che è importante, e ci ritroviamo così. Poi passiamo nel cristallo, questo grande, questo a cui ovviamente siamo agganciati. Tiriamo il filo. Poi risaliamo dalla parte interna, risaliamo. Le due rocaille che sono quelle che fanno parte dell'archetto di 7, queste qui, da cui poi partiva la Rectangle Weave, però in questo caso nella parte interna, senza aggiungere niente, andiamo già nella rocaille del primo passaggio di Rectangle Weave, ripeto, senza aggiungere le rocaille. Invece adesso aggiungeremo le rocaille negli spazi che abbiamo e saranno 4 rocaille da questa parte e 4 rocaille dall'altra. Infatti, prendiamo una rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire qui nella rocaille che viene dopo. Forse è più comodo tenere il lavoro in questo modo. Prendiamo un'altra rocaille 11.0, la seconda, e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Così. Prendiamo un'altra rocaille 11.0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. Prendiamo un'altra rocaille e ci andiamo a inserire nella rocaille che segue. E invece qui, appunto, siccome siamo arrivati qui, abbiamo inserito le quattro rocaille e verifichiamo 1, 2, 3 e 4, queste che sporgono un po' di più che abbiamo appena aggiunto. Siccome siamo arrivati al vertice, alla punta, qui attraversiamo, andiamo nella rocaille che si trova dalla parte destra, dal versante destro, senza aggiungere nulla qui nella punta interna, diciamo, di questo triangolo. Tiriamo il filo. Ci ritroveremo così e adesso aggiungiamo le quattro rocaille una per volta lungo questa parte. Prendiamo una rocaille 11.0, ci inseriamo nella rocaille che segue, tiriamo il filo, prendiamo un'altra rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille che segue, un'altra e ci inseriamo nella rocaille che segue. Un'altra e ci inseriamo nella rocaille che segue e poi senza aggiungere nulla nelle due rocaille che abbiamo qui sotto che facevano parte dell'archetto di 7, diciamo. Tiriamo il filo, ci troviamo così, verifichiamo che anche qui ci siano quattro rocaille aggiunte di queste che sporgono 1, 2, 3 e 4. Qui abbiamo attraversato senza aggiungere e adesso dobbiamo riattraversare il cristallo. E dobbiamo salire su lungo tutte queste rocaille, ne attraversiamo il più possibile tutte in un solo colpo, così facciamo prima, tiriamo il filo, tiriamo bene, usciamo dal vertice e qui facciamo il cappietto, usciamo dalla rocaille del vertice e facciamo il cappietto. Lo facciamo con 4 rocaille 11.0. Eccoli qua. Ci andiamo a inserire nella rocaille da cui stiamo uscendo, ma dall'altra parte.
ripassiamo il cappietto. Attraversiamo le rocaille che seguono, si formerà il cappietto come vedete qui su e poi continuiamo ad attraversare le altre rocaille che seguono. Fino a tutte le quattro rocaille che appunto erano quelle dell'archetto. Usciremo da questo punto. E da questo punto l'orecchino è sostanzialmente terminato nel caso in cui non vogliamo fare l'aggiunta dei cristalli. Però una cosa importante, non dobbiamo andare da questo punto in questa rocaille, assolutamente no. Sinceramente io mi sono confusa e l'ho fatto, infatti ho fatto arricciare il nylon che a me di solito non si arriccia assolutamente. Quindi sono tornata indietro per dirvi questo, non dobbiamo passare qui intorno da questo punto, dobbiamo invece, nel caso in cui vogliamo fare il nodo, inserirci nel cristallo e poi proseguire nel resto della lavorazione. E io lo faccio perché comunque è funzionale anche a quello che voglio fare io tra un po', e cioè inserire i cristalli sopra. Ma andiamo per ordine. Mettiamo il caso che voi vogliate terminare qui l'orecchino. Ripeto, vi infilerete non nel cristallo, nella rocaille sotto, ma nel cristallo quello grande che abbiamo, voglio dire, nel punto in cui stavamo uscendo. Proseguiamo così nel lavoro come vi sto facendo vedere. Qui in questo caso naturalmente le rocaille le attraversiamo insieme, queste due che si trovano sopra, mentre tralasciamo le due che si trovano verticalmente sotto. Proseguiamo qui nel lavoro. E andiamo oltre nella rocaille, nel cristallo, nelle due rocaille e andiamo nel cristallo, quello che si trova sotto l'altra parte della lavorazione con le rocaille. Cosa succede adesso? Che nel caso in cui vogliate chiudere qui, in base al vostro livello di soddisfazione, come dire, di stabilità dell'orecchino, proseguite nel contorno del cuore da questo punto, continuando nella rocaille, nel cristallo, nelle due rocaille, e poi a un certo punto fate due nodi, che vi ho fatto vedere tante volte, comunque ve le farò vedere lo stesso alla fine del video, e poi proseguite ancora nel lavoro e tagliate il filo. Vi faccio vedere la differenza. Quindi questo è il cuore, come dire, senza i cristalli sopra. E questo invece è il cuore con i cristalli, che è comunque più rigido effettivamente, però ecco, a me piace anche senza. Cosa facciamo dunque? Come vedete, noi stiamo uscendo dal cristallo che è quello della misura più grande, il 4x6 mm. Siamo con il filo verso destra. Prendiamo un cristallo comunque della misura più piccola, perché guardate, non più piccolo in assoluto, ma della misura 3x4, la misura media più piccola di questa da cui stiamo partendo, e andiamo a inserirci nel cristallo che idealmente possiamo considerare di fronte a questo. Ovviamente i cristalli sono dispari, però noi andiamo qui sotto e ci inseriamo in questo modo, solo nel cristallo, naturalmente. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così e avremo inserito il cristallo al centro. Poi risaliamo nel cristallo stesso appena aggiunto. Qui sopra con il filo uscivamo da destra, vedete, da questa parte con il filo, invece naturalmente adesso ci andiamo a inserire da sinistra verso destra, quindi dall'altra parte del cristallo e tiriamo il filo. E avremo inserito quasi il primo cristallo al centro di questo fiorellino. Naturalmente, come vedete, si tratta sia di una questione di stabilità sia di una questione decorativa, perché il fiorellino può essere più carino con la parte centrale inserita. Adesso
Proseguiamo nella rocaille e nel cristallo che segue, che è quello sempre della misura più grande, e poi andiamo ad uscire da questo cristallo qui che ci collega, tra virgolette, al fiorellino successivo. Stiamo uscendo da questo punto. Naturalmente, siccome qui abbiamo una prevalenza di cristalli già 3x4 mm, noi andremo a prendere la misura ancora più piccola, che poi è quella più piccola in assoluto, e cioè 2x3 mm come cristallo da inserire. E ci andiamo a inserire nel cristallo che, ripeto, più o meno si trova di fronte a questo da cui stiamo uscendo, perché, come ripeto, i cristalli sono dispari, non abbiamo proprio una cosa perfettamente di fronte, ma idealmente andiamo a inserirci qua e lo facciamo da questo verso, perché qui il filo va verso sinistra e noi invece ci inseriamo da destra verso sinistra per creare già la diagonale che ci consente di tirare meglio il filo. Questa è la ragione, perché altrimenti sarebbe indifferente il verso da cui entriamo. Risaliamo nel piccolo cristallo aggiunto e ci troviamo così, e poi entriamo nel cristallo da cui eravamo usciti inizialmente, da questa parte, dalla parte opposta. Vedete, di qui c'è il filo, invece da destra verso sinistra non c'è il filo e noi lo andiamo a inserire. Tiriamo bene il filo e ci sistemeremo così, il cristallo si sistemerà così. Poi cosa succede? Giro un po' il lavoro. A questo punto potremmo tirare un pochino meglio, ecco, vedete, effettivamente a volte serve fare un piccolo ritocco. Abbiamo incastrato bene questo cristallo, adesso andiamo in questo cristallo accanto. Non le consideriamo le rocaille per adesso e andiamo nel cristallo che viene dopo, che naturalmente, come vedete, è quello che ci collega al fiorellino successivo. Infatti così noi proseguiremo. Adesso naturalmente non abbiamo un cristallo ancora più piccolo per, come dire, andare a sistemarlo qui in mezzo tra questi cristalli che sono già della misura 2x3, ma come abbiamo fatto nei drizzle d'altronde, prendiamo il cristallo 2x3 mm, comunque sempre quella misura più piccola, e ci andiamo a inserire nel cristallo che più o meno si trova di fronte. In questo caso, per seguire quello che vi stavo dicendo anche prima, ci inseriamo da questa parte, che sostanzialmente corrisponde a sinistra verso destra, perché il filo inizialmente usciva da destra, perché formiamo la diagonale che ci consente di tirare meglio il filo, e anzi, tenendo un po' fermo col dito, tiriamo bene. Ci inseriamo nel cristallo, così, tiriamo bene il filo e andiamo a inserirci da questa parte nel cristallo da cui eravamo partiti inizialmente, così per formare una X, quindi prima una diagonale e poi l'altra diagonale a formare una X all'interno del cristallo aggiunto. Vedete i fili come si troveranno. Poi proseguiamo, visto che stiamo uscendo verso destra, nei cristalli che abbiamo qui dal lato esterno del cuoricino e li attraversiamo così. Poi attraversiamo anche il cristallo che si trova, diciamo, al centro della lavorazione, al centro di questa fascia, diciamo, che è rappresentata dal cuore, che ha la forma del cuore. Quindi tiriamo il filo e ci troveremo così. Siamo, come vedete, di nuovo nel cristallo che ci collega, che comunque fa parte anche sia del fiorellino sopra che del fiorellino sotto. Quindi da questo punto, stessa cosa, prendiamo un cristallo 2x3 mm e ci inseriamo nel cristallo di fronte. Scusate, in questo caso da questa parte, perché vedete il filo va verso sinistra, io mi inserisco da destra verso sinistra per formare la diagonale, come sempre vi ho detto. Tiro il filo, scusate se ruoto il lavoro per comodità, ma tanto lo farete naturalmente anche voi. Poi in questo caso tiriamo delicatamente e ci ritroveremo così. Poi risaliamo nel cristallo aggiunto, tenendo fermo anche il cristallo che vedete qui sotto il mio dito, e poi, visto che stavamo uscendo, vedete, con il filo da questa parte, noi invece ci inseriamo da questo lato. Sarà alternata la direzione, del nostro ago, in effetti. Intanto, col filo stiamo uscendo da questo punto, attraversiamo il cristallo che sta dalla parte interna, che viene di seguito.
e poi il cristallo che viene qui sotto, che si trova qui sotto. Così, da questo punto prendiamo il cristallo sempre 2x3, andiamo nel cristallo che si trova di fronte, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Risaliamo nel cristallo appena giunto, dal basso verso l'alto, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ci inseriamo da questa parte, così, così, e appunto avremo inserito il cristallo. Poi andiamo avanti qui lungo il bordo, in questo cristallo che si trova nella parte esterna. Tiriamo il filo, andiamo nel cristallo, questo che diciamo si trova nella fascia centrale. Così, tiriamo il filo, prendiamo un altro cristallo, sempre dei più piccoli, eccolo qui, ci andiamo a inserire in questo caso nel cristallo che sta di fronte, ma da quest'altro lato, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Poi attraversiamo di nuovo il cristallo aggiunto. Dal basso verso l'alto, tiriamo il filo, attraversiamo il cristallo qui da destra verso sinistra, tiriamo il filo, andremo a scendere nel fiorellino successivo, questa volta passando attraverso il cristallo che si trova dalla parte interna. Se necessario, pieghiamo il lavoro in questo caso. Tiriamo il filo, andiamo in questo cristallo che ci collega al fiorellino successivo. Giro un po' il lavoro per comodità. Ci troviamo così. Prendiamo il cristallo, ci andiamo a inserire nel cristallo sottostante. Così. Riattraversiamo il cristallo appena giunto, così ci inseriamo nel cristallo da cui eravamo partiti inizialmente, ma dall'altro lato, creiamo la diagonale e ci troviamo così. Poi andiamo avanti, poi attraversiamo questo cristallo, attraversiamo l'altro che abbiamo qui. E siamo nel punto di partenza di nuovo, prendiamo il cristallo, ci inseriamo da questa parte, riattraversiamo il cristallo dal basso verso l'alto, riattraversiamo questo cristallo da cui eravamo partiti inizialmente nell'altro verso. E adesso faremo insieme la punta. Intanto attraversiamo questa parte qui, questo cristallo qui. Intanto attraversiamo questo cristallo che ci unisce al fiorellino che corrisponde alla punta del nostro cuore. Così tiriamo il filo e da qui aggiungiamo l'altro cristallo che prendiamo. E andiamo semplicemente, anche se siamo alla punta, nel cristallo che abbiamo di fronte e ci entreremo da questa parte per formare come sempre la diagonale. Attraversiamo questo cristallo, tiriamo il filo, così riattraversiamo il cristallo che abbiamo appena inserito e ci inseriamo qui in questo cristallo che abbiamo su, il filo l'abbiamo, vedete, da quella parte e noi ci inseriamo da questa parte invece.
e tiriamo il filo. Ci ritroveremo così. Adesso andiamo qui nel cristallo che abbiamo lateralmente, andiamo qui nel cristallo che abbiamo dopo dall'altro lato della punta, andiamo qui nel cristallo che abbiamo di seguito. Perché? Perché dobbiamo rientrare nella fascia, come vedete, dei cristalli centrali. Come abbiamo fatto qui, così facciamo qui. Io adesso metterò un'altra volta il cristallo, giusto per farvi vedere come proseguire dopo la punta, ma è sempre uguale. Usciamo col filo da questa parte e nel cristallo di fronte ci inseriamo dall'altro lato. Risaliamo nel cristallo appena giunto. Il filo lo abbiamo qui e noi andiamo dall'altra parte. Così. Il passaggio, ovviamente, che viene dopo. Per andare appunto di nuovo nel punto di partenza per inserire il cristallo, ci andremo da questa parte attraversando il cristallo che si trova nella parte interna e poi il cristallo che si trova lungo la linea ideale che noi stiamo utilizzando per l'inserimento dei cristalli. Questo qui. Da questo punto io vi lascio un pochino in autonomia per inserire il cristallo qui. Qui e qui, invece qui dove abbiamo i fiorellini che già ricominciano a essere a 5, ci vediamo per farlo insieme. Arrivati a questo punto, vedete, ci troveremo così dove abbiamo di nuovo il fiorellino a 5, ma il meccanismo è sempre lo stesso, più o meno il cristallo che si trova di fronte è questo che vedete. Ci andiamo a inserire qui, anzi voglio avvicinarmi di più. Sempre formando la diagonale, giro un attimo per comodità, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Poi ci inseriamo nel cristallo appena aggiunto e attraversiamo anche il cristallo da cui eravamo partiti inizialmente e siccome il filo lo abbiamo a sinistra, noi ci inseriamo da destra verso sinistra. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Attraversiamo l'altro cristallo, ok, tiriamo il filo, attraversiamo il cristallo che sappiamo è in comune tra i due fiorellini, tra questo da cui proveniamo e quello successivo, questo qui, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. A questo punto prendiamo l'altro cristallo, sempre dei più piccoli. E ci andiamo a inserire questa volta in questo cristallo 3x4 che abbiamo di fronte. Ci inseriamo in questo modo formando una diagonale. Così riattraversiamo il cristallo e ci andiamo a inserire da questa parte invece. Così. Tiriamo il filo, poi andiamo ancora avanti in questi cristalli che abbiamo, questa volta ne avremo due uniti qui lungo il bordo, tiriamo bene il filo e poi andiamo in questo cristallo che appunto è di nuovo quello 3x4, quello di misura media e quindi qui in questo caso dobbiamo comunque ancora prendere il cristallo 2x3 mm. E ci andiamo a inserire nel cristallo di fronte, che in questo caso è quello proprio il più grande, il 6x4 mm. Ci inseriamo così da questa parte, tiriamo il filo che andrà a sistemarsi il cristallo al centro, riattraversiamo il cristallo appena giunto, tiriamo il filo bene, ci ritroveremo così. Qui è più facile agire perché vedete si vede meglio. Andiamo da destra verso sinistra e ci troveremo così. Sempre
se non siamo sicuri di, diciamo, di aver tirato bene il filo, possiamo sempre fare così e tirarlo meglio. Poi risaliamo attraverso questo cristallo che abbiamo nella parte interna, andiamo qui in questo cristallo grande. E dobbiamo salire perché così ci troviamo. Saliamo qui su in questo cristallo che abbiamo qua sotto le rocaie, sotto la struttura di rocaie, così tiriamo il filo. Prendiamo questa volta il cristallo 3x4 e per essere simmetrici rispetto all'altro lato, visto che ci siamo agganciati a questo cristallo invece, andiamo a inserirci qui. Vedete, questo è il cristallo che si trova, diciamo, nella parte interna, nel giro interno del cuore, perché così abbiamo fatto dall'altra parte. E tiriamo il filo. Poi risaliamo qui nel cristallo, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Adesso ci inseriamo in questa direzione nel cristallo. E poi ci inseriamo qui in questo cristallo grande che ci collega all'altro fiorellino. Però scendiamo anche giù in quest'altro cristallo, perché così ho fatto nel prototipo. Come vi dicevo, in questi fiorellini a 5 non è facile individuare quali cristalli sono uno di fronte all'altro, ma ci conviene fare così come sto facendo io. Usciamo da questo punto, prendiamo di nuovo un cristallo 2x3 mm, quindi di quelli più piccoli, e andiamo a inserirci in questo cristallo qui. Ci inseriamo proprio in questo cristallo, quello vicino a questa parte centrale del cuore. Quindi ci inseriamo di nuovo nel cristallo appena inserito, tiriamo bene il filo, così, ci ritroveremo così, ma poi andrà a sistemarsi tutto quando andremo a inserirci nel cristallo da cui stavamo uscendo, ma nell'altra direzione. Tiriamo il filo, adesso andiamo a risalire in questo cristallo qui. Questo 3x4 che abbiamo proprio accanto all'altro fiorellino che si viene a formare, che invece è appunto quello dei cristalli più piccoli. Prendiamo un altro cristallo 3x2 mm e ci andiamo a inserire proprio in questo cristallo qui accanto alla punta. Così tiriamo il filo. Ci ritroveremo così, risaliamo nel cristallo e risaliamo in questo, andiamo a inserirci nel cristallo da cui stavamo partendo, ma da questa parte. Tiriamo il filo così. Adesso da questo punto attraversiamo questi due cristalli. Se è il caso, aiutiamoci un attimo con le pinze. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Usciamo da questo cristallo che andiamo ad attraversare, che sta qui accanto alle rocaie. Così, tiriamo il filo e da questo punto inseriamo un altro cristallo 2x3 mm. Ci andiamo a inserire nel cristallo 3x4 che abbiamo qui su, poi scendiamo giù nel cristallo appena aggiunto e risaliamo in questi cristalli che abbiamo lateralmente.
tiriamo il filo, ci sistemeremo così, ci ritroveremo così. Andiamo di nuovo nel cristallo 3x4 mm, questo che abbiamo qua. Risaliamo in questo cristallo, che è appunto quello vicino, vedete, la parte centrale del cuore, proprio vicino agli Rokai che abbiamo qui su, in questo. Da qui usciamo col filo, prendiamo un cristallo 2x3 mm. Il filo mi è rimasto un po' corto, poi vi dirò la misura precisa per lavorare comodamente. Ci andiamo a inserire in questo cristallo qui, da questa parte, che è quello che si trova subito accanto ai cristalli più piccoli, questo qua. Risaliamo nel cristallo, tiriamo il filo e ci andremo a inserire in questo cristallo da cui siamo partiti, ma nell'altra direzione. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Ripeto, questi fili tra l'altro si vedono molto perché adesso ci sono le luci forti, ma poi vedrete nel complesso non si noteranno così tanto, soprattutto se utilizzate il filo di nylon. Abbiamo, come vedete, fatto tutto simmetricamente, sia da questa parte che da questa parte ci siamo agganciati agli stessi cristalli per fare un lavoro simmetrico. Tentate di fare così anche voi, sicuramente ci riuscirete. Adesso che abbiamo terminato, io mi sono trovata, ripeto, un po' corta col filo, ma in realtà mi si è spezzato un pochino per ragioni tecniche, ma in realtà poi vi scrivo la misura precisa che vi sarà sufficiente e che io ho utilizzato anche per realizzare gli altri. Attraversiamo queste rocaille, proseguendo appunto una volta usciti dal cristallo in cui eravamo, attraversiamo le rocaille, attraversiamo quest'altra rocaille. Come vedete, tutto sommato il filo ce la facciamo, per fortuna, a terminare il lavoro con questo filo. Usciamo da questo cristallo più grande. Perché sto percorrendo questa parte? Perché appunto vado a fare i due nodi in un punto più comodo, che per esempio è questo. Proprio questo qui, tra i due cristalli 3x4, ci infiliamo sotto il lavoro, ci inseriamo nell'asola, tiriamo il filo, ripetiamo, passiamo sotto, ci inseriamo nell'asola. Avremo fatto i due nodi, dobbiamo semplicemente proseguire nelle perline che troviamo lungo il nostro percorso, per poi tagliare il filo. Ci vediamo tra un attimo. Ecco, questi sono gli orecchini terminati. Naturalmente ci è voluto un po' di fatica per terminarli, un po' di pazienza, però spero che insomma siate d'accordo con me nel pensare che ne valga la pena. Sono degli orecchini molto grandi, degli orecchini molto simpatici. Ecco qui, questi sono appunto nella versione turchese e questa invece è la versione verde. Se ci fate caso, questa senza cristalli, che diventa un po' meno faticosa, un po' meno difficile, diciamo, tra virgolette, da fare, richiede un pochino meno di pazienza. Se ci fate caso, sono un po' più piccoli questi turchesi rispetto ai verdi, e questo dipende dalla misura dei cristalli, dalla misura dei cipollotti, che sappiamo, come dire, non ci danno quella precisione che ci possono dare altri tipi di perline, e anche lì, diciamo, le differenze di micron ci sono sempre. Quindi io, dopo aver fatto queste prove, posso dirvi che comunque riescono. Nel caso in cui abbiate qualche problema, mi raccomando, contattatemi. Contattatemi, vi raccomando però il filo di nylon, perché di recente mi è capitato che una creativa mi abbia detto che provando col filo di nylon anche i Ghirlanda 2.0 riescono meglio, quindi è importante anche la scelta del filo, tanto sapete che io vi raccomando sempre quello, il monofilamento da 0,20 mm. Nel caso in cui li rifacciate, e spero di vederli in tanti colori, mi raccomando taggatemi qui su Facebook e su Instagram, e ci vediamo qui sul canale con la prossima idea. Grazie per il vostro sostegno, a presto!
Thank you.